Bimbi di Eris, No, figli della nostra Elisa dei Campi Elisi, bentornati, bentrovati ad un nostro nuovo video. Salutiamo la nostra mamma, ciao mamma Eris. ciao bimbi miei. E salutiamo il nostro sorridente scorpione. Ciao Il scorpione. bimbone. Il Ciao a bimbone, siamo tutti, tutti figli di buonasera. Eris. Tutti figli di Eris. È lei la moglie segreta di Kido. Sì, sono io. Caspita, i 100 Mamma mia. figli sono tutti. Che Beh, culo, eh? Sono tutti ah. miei. Allora, no, dopo Video questa. straveloce questo perché abbiamo poco da dirvi e abbiamo tanto da ricordarvi. Per esempio, Scorpione, cosa dobbiamo ricordare di straimportante che avverrà tra pochissimi giorni? Che Shiryu mostrerà la faccia? No, quello no. Però Finché tra non compro la tre. webcam, quello non c'è speranza che accada. Tra 3 giorni, ma dai, sono tutte integrate ormai le webcam. Tra Non tre nel giorni, desktop. faremo la nostra prima live in occasione del secondo anniversario del canale. Quindi siateci numerosissimi. Sarà quindi questo giovedì 6 febbraio alle 21:30 del fuso orario dell'Europa centrale. Quindi siateci e preparate le domande. Sicuramente faremo un po' di cazzeggio, ma anche delle discussioni, ipotesi sul futuro della saga, sia Netflix che altro. E ora poi, tra le news che andremo ad annunciare oggi, capirete anche quali potrebbero essere gli ipotetici spunti di discussione. E poi Avete altro da Eris farà un aggiungere? regalo. Ricordo sempre che Eris sorteggerà un membro dell'audience per fargli un stupendo regalo. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi Ah sì? perché sì, ne Va bene. abbiamo Cioè, parlato l'altro giorno. se farai la dea bendata e pescherai a caso un meat da dietro. Ah, Sì. no, non un meet. Abbiamo detto l'altro giorno cosa quale sarà il regalo. Quindi un fortunato o una fortunata riceverà una sorpresa. Quanta Dai, pazienza, bando alle quanta ciance, pazienza. iniziamo con le news. Da pochi giorni è uscito il primo capitolo di quello che sarà il volume conclusivo, il capitolo conclusivo della trilogia di Okada di Episodio G. E se avevamo iniziato con Episodio G senza alcun sottotitolo, continuato con Episodio G Assassin, qua veramente andiamo in pace con Episodio G Requiem. Quindi vedremo come il prode Okada ha deciso di completare questa sua trilogia e se tutti i fili che ha lasciato in sospeso nelle opere precedenti verranno tirate e ci sarà quindi una summa complessiva. Quanto lo Speriamo che attende si Shiryu? ricorda. Tantissimo, tantissimo, però ho Non era la domanda in aspettative. cui devi imitare Lisa, eh? Sì, lo aspetto Quella era veramente nel Q&A tantissimo. di venerdì scorso. Lo Devono ancora. aspetto Ah, è giusto. tantissimo, ma ho aspettative intermedie, perché credo che qualche cosa resterà in sospeso. Sono semplicemente troppi i punti da dover richiudere. Mi basta che vengano coperti i principali. Spero sia una bella serie, spero che soddisfi, insomma, che concluda questo ciclo. Ripeto, non mi aspetto tutto tutto, però mi aspetto che un pochetto di nodi vengano aperti e soprattutto i personaggi si riaffaccino a noi, sperando che sia una serie che non impieghi 50 anni a concludersi, perché le serie di Okada tendenzialmente un po' di annetti dura. Mentre invece Eris, stai sperando che abbia migliorato il suo stile di disegno? Cioè, figure. No, ma a me lo stile di Okada piace molto. Quindi no, dai, quello no. Bisogna farci più che altro l'occhio e riuscire a distinguere tutti i dettagli che ci sono. Poi Rinunciato. io in realtà con Okada faccio molto fatica a seguire i dialoghi, ma non nel senso che non capisco i dialoghi, faccio fatica a capire chi parla e chi non parla, perché nei Balon molto spesso
non si capisce bene questa cosa. Quindi quando leggo Kala passo la maggior parte del tempo a cercare di capire chi sta parlando, perché il balun è sconnesso dal personaggio, chi cavolo sta parlando qui? Quindi in realtà è per questo. Però in generale comunque no, lo stile mio Kada mi piace. Sono curiosa, ma perché più che altro io l'avevo detto anche da qualche altra parte, forse, non mi ricordo dove, quindi lasciamo perdere. Voglio... Tempo indietro. Sì. Aspetto di vedere l'opera conclusa per tirare le somme. Quando sarà conclusa avrò una visione generale di tutto il Gira, Assassini, il Requiem, allora si potrà fare un discorso. E nell'ultimo Q&A che vuoi dire? Sì, l'ultimo Q&A, sì, quello di venerdì. E basta, quindi aspettiamo. Sono l'unico che invece fa una fatica bestiale a vedere i disegni di Okada, nel senso che però gli occhi si rifiutano. È molto peggio su schermo che su carta. Quando sì, sono sì. Quando hai, per quanto riguarda i dialoghi, bisogna far caso alla forma del balloon, perché chi parla ha il balloon disegnato in un modo e chi è fuori campo ha il balloon disegnato in un altro modo. Ma i disegni, per carità, sono caotici, però sono più chiari su carta che non su scan, soprattutto quelli in bianco e nero, che su scan non si capivano mai. Sì, colgo l'occasione per ricordare che appunto questi capitoli sono disponibili online su Manga Cross, che è un magazine online di Akita Shonen, se non sbaglio, sì, di Akita Shonen. Quindi sono disponibili gratuitamente e dovrebbero mantenere comunque una release settimanale. Beh, questo ci conto, questo credo che inizierà settimanale, ma poi non si sa, anche perché ha avuto problemi anche, mi sembra, alle mani, no? A tendine, aveva difficoltà a disegnare. Ma poi quel livello di dettaglio non puoi fisicamente, umanamente riuscire a fare anche soltanto 12-14 pagine settimanali. C'è l'autore americano che ci va più vicino come stile, che è George Perez. George Perez è un mostro di bravura, qualcosa di incredibile. Però le sue serie sono sempre posticipate perché non ce la fa materialmente a disegnare 22 pagine in un mese. Quindi dopo un po' parte in anticipo, i primi numeri escono in orario, però poi accumula ritardo e tu vedi sempre posticipato. Se lo merita, che è uno dei disegnatori più bravi in assoluto, però ci vuole tempo. Perfetto. Seconda news invece è qualcosa che avevamo già annunciato qualche mese fa, ovvero della produzione della seconda stagione dell'anime Netflix del Sensei and Knights of the Zodiac. Avete visto il nostro reaction che adesso Elisa aveva link? Dovrebbe stare qua, non lo so, perché noi vediamo gli schermi in maniera diversa. Alla tua sinistra. Ok, quindi mia sinistra di qua. Esatto. E sì, il regista Yoshihiro Ashino, che si trova momentaneamente a Houston, ha scritto sulla sua pagina personale Facebook che ci sono speranze di questa seconda stagione, dando ad intendere in maniera non proprio velata che ci sono stati confermati più episodi di quelli che abbiamo visto finora. Quindi probabilmente, forse, la seconda stagione o parte della seconda stagione potrebbe vedere la luce già prima della fine di questo anno. Quindi speriamo già. Io spererei dato questa anticipazione. Oddio, luglio forse è presto. Cioè, a me piacerebbe anche domani, però realisticamente credo ci vorrà fine anno. Il fatto che questi release di tanti episodi insieme te li vedi e poi è finito subito. Quindi fai il binge watching in un giorno e poi magari passano 10-12 mesi. Insomma, non è proprio un modo migliore per mantenere vivo l'interesse. Assolutamente. E forse è per questo, come dicevamo nei video passati, che questa stagione, nonostante fosse disponibile sin da subito, hanno optato per dividerla in due parti. Quindi meglio da luglio, anziché aspettare luglio, magari luglio, gennaio e nuovamente luglio. Speriamo. Da questo punto di vista potrebbe essere.
Ora invece no, passiamo alla parte preferita di Eris, ovvero la condivisione delle immagini sui prodotti in vendita. È la sua parte preferita perché ogni volta lei deve lottare se comprare o non comprare, comprare o non comprare. Come no? Allora, iniziamo con il myth di Unicorno, anche Revival. Asher o Jabu, nella versione Revival, in uscita a luglio 2020 alla modica cifra di circa 70 euro, centesimo più, centesimo meno e ovviamente variabile al cambio. Chi di voi due lo prende? No. No, nemmeno io. È molto bello. È Sì, forse è il miglior bellino. revival uscito finora. Però, per quanto adesso abbiamo un'immagine che lo paragono al vecchio, il vecchio è un bel meat. Finché non ho visto questo confronto all'americana, che è molto impietoso verso il vecchio, perché vi assicuro che dal vivo il vecchio è un bel meat. O meglio, magari uno se lo ricorda più bello di quello che è. Non c'è confronto, Visto così però lontano. con buona pace per Asher, ma se mi metto a rifare anche i bronzini minori è finita, quindi no. Però Questo va bene apprendo. per chi non ha i quelli della prima versione, questo sì. Apprezzo però il fatto che ha un pannolone a mo' di cinturino molto più elegante nella versione Revival che nella versione classica, dai. Un pochino più carino. È Sì, carino il anche a periglione. totem, anche se è un semplice cavallo alla fine. Sì, vabbè, quello concettualmente è un'armatura semplice. Ha un bello sculpt il viso e i capelli. Soprattutto con l'elmo sta proprio bene. Se devo trovare una critica, che poi ho praticamente poca sensibilità e poco spirito critico, però il vestito suo non è che c'è questo lilla, questo viola, così non è che fa spiccare tanto l'armatura o viceversa. Magari sarebbe stato meglio una tonalità diversa in maniera tale che risaltasse l'armatura di più. Sì, nel manga è un po' più chiaro, se non... no, è un po' più scuro, se... o meglio, è più chiara l'armatura. La più chiara Mi sembra che l'armatura, sia sì. un po' più chiara l'armatura. Sì, vabbè, è bello, ripeto, è bello, non costa neanche assai assai, però mi dispiace, ma ciao. Passo. Se qualcuno me lo regala, accetto volentieri, però altrimenti no. Dovremmo mettere la Amazon wishlist in firma. Ma non ci sono su Amazon questi. Dovremmo mettere il mandarake wishlist in firma. Però Direttamente, sì. probabilmente Shirio potrebbe essere interessato a quella che sarà una delle prossime uscite dei Myth di Senseiya, ovvero un cavaliere d'argento che di solito è un po' bistrattato, anche se ha un doppiaggio storico favoloso, ovvero il cavaliere d'argento del Corvo Damian o Jamian. Giusto? Io da questo immagine spoiler qua non avrei capito che fosse lui, però dalla regia me lo assicurano. Sì. Questo È però il Eris totem lo prendi. dell'armatura. Il totem. Questo però Sì, Eris ha lo detto. prendi. No, assolutamente no. No, non per Jamian, poverino, perché Jamian è il mio terzo Silver preferito, probabilmente, cioè dopo Orfeo, che vabbè. Orfeo, Argo, c'è Jamian, lo adoro perché mi fa spanciare da ridere. Poi sì, soprattutto nel DS, nel nostro doppiaggio, per me ha dei voli che proprio rido tantissimo ogni volta che parla quel personaggio lì. Quindi lo adoro proprio, non c'è niente da fare. Però no, i Silver non li faccio, quindi non ho proprio nessun problema a declinare anche questo. Grazie, ma no, grazie. Lo prenderà Shiryu, magari. Se un domani li facessero tutti, li I Silver? prenderesti? No, non penso. No, 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 no. No? Perché sono comunque una casta storica dei 114. Lo so, però no, ma ce ne sono dei 114 che comunque non ho. Non ho neanche. No, ma ce ne sono tanti che non ho. Non ho neanche June al momento, ad esempio, Nemes. Non ho neanche Nemes. Non ho i bronzini minori. Ce n'è che non ho. Dai, Quindi. allora i bronzini minori li potresti considerare. No, grazie.
Però no, vi guarderò prenderlo. Poi devo dire che Argo, il mit di Argo, non mi piace per niente. No, quindi confermo proprio, che è brutto. Proprio anche no. Harris, anche per Harris questo. È venuto fuori male con quei capelli che sembrano giallo evidenziatore, cioè proprio evidenziatore. No, sono venuti bene soltanto i più recenti, Beetlejuice e Vesta. E Vesta, sì, dai. Quelli sono mit carini. Le donne i primi sono due, venute bene, perché Shaina le e donne, Marin sono venute bene, però no, Argo e Misty sono due mostri. Purtroppo confermo. Sono comunque sì, Mistica, io questo Misty prendo... non piace questo elemento. Non ho avuto mai no, neanche Misty la forse è quello venuto tentazione. Peggio. L'unico argento che ho è Orfeo. Ho le donne, vabbè, e Orfeo. Basta. Quindi... In realtà di Misty esiste un volto custom che migliora moltissimo il personaggio, però se nel momento in cui devi fare ricorso ai volti custom, insomma, no, infatti no. Qualcosa te la dice. No, io questo Jamian lo prenderò, perché faccio appunto, è un personaggio nuovo, sono anche contento che esca. Sono più contento di lui che del revival o degli ex o di cose del genere, come ho detto tante volte. Vive sì, ma comunque nuovi. Sono sicurissimo che quando uscirà il trio Drombo, Harris cambierà idea. Non c'è dubbio. No, cambierò idea quando vedrò quello di Docrates. Sono anni che aspetto Docrates proprio. Quando in c'era scala? Docrates, sì, in scala, possibilmente lo vorrei in scala, con Saori nel suo Saori in mano, capito? Quindi devono impegnarsi bene. Aspetto Docrates, lì potreste vedermi davvero vacillare parecchio. Va bene, quindi Bandai, che come al solito ascolti sempre i nostri video, ecco questo spunto. E terminiamo questa brevissima edizione delle news con le immagini dell'anime Heroes, ne abbiamo parlato in qualche video precedente, che sono queste mini statuine dei personaggi in uscita già da marzo 2020 a 18 euro circa. Anche qui centesimo più centesimo meno. In questa immagine possiamo vedere il nostro Seiya. Poi chi abbiamo? Oh, Aiolos, se lo sono ricordati, e Saga. Puoi cliccarci sopra, c'è qualche foto aggiuntiva? Sì, sì, ci sono. Chi vuoi? Sei, dai. Sì, mamma mia, che banalità, che banalità. Eccole qua. Zoom sul volto. Aspetta che lo ritrovo. Sì. Basta, non si avvicina. No, sì, fa così. Mamma mia. Ma insomma. Vabbè, costa 18 ecco perché un cambio, 18 euro circa. È un giocattolino. È un giocattolo. Sì. Proprio... Guarda, se lo paragoniamo ai diecast, esatto. Tutto sommato è molto meglio come dettagli. Vabbè, poi magari è tutta plastica e lì c'è il metallo. Però la mobilità è buona. Sì. Certo, paragonato a un meet. Pare che ha ammazzato 100 cristiani, guarda che faccia. Povero Aiolos. Beh, però è già meglio di Seiya come volto, eh? Dai. Vediamo Saga. Poi perché hanno messo Seiya con la V2? Cioè, non so, non è nemmeno se metti Saga e cose, Aiolos, metti Seiya V1. Si è alzato un po' spettinato. Si è alzato storto. Si è alzato spettinato questa mattina, sai. Cioè, scorrendo c'è qualcosa con l'elmo? Proprio... Ah, ecco. Sì, l'elmo. In mano. Ah, in mano. Ma credo che io si potrà mettere. Ma con questi ciuffi così non lo so. Se no, ci sarà la possibilità di togliere i ciuffi. Proprio. Non lo so. Bisogna vedere un po' cosa c'era fuori. Mi sembra dalla descrizione scritto che sono alti 16 centimetri. No, 6 inches, certo. Quindi siamo 15. Vabbè, 15 centimetri. Sono anche posabili con 320 punti di articolazione. Quindi... Sai, tanto tempo fa, parliamo quasi di un anno fa, era venuta fuori la notizia che avrebbero fatto nuove figure art di Senseiya. Sì.
Chissà che quell'idea non si sia evoluta in questi cosi qua. Infatti. Queste non sono figurarti, le figurarti hanno un brand apposito. Sì. Però, sai, come idea di giocattolo, perché le figurarti non sono neanche tanto economiche, come idea di giocattolo economico magari hanno deviato su questa produzione qui. No, perché le figuarts costano... sulla quarantina. Sì. Poi di listino magari costano anche qualcosina meno, però tra una balla e l'altra una figuarts comunque la paghi sì tra le 40 e le 60 euro in genere. Qui stiamo a 18. Quindi... sai, questo 18 è veramente il giocattolo da negozio di giocattoli, mm-hmm. quelli che vi puoi dare in mano a un bambino o fai giocare. Strano che siano usciti soltanto in tre, perché a questo punto se vuoi fare la serie economica avrebbe più senso fare uscire gruppi di 10-12 personaggi per volta, mm-hmm. tipo tutti i protagonisti, o non, se li fanno uscire uno ogni 6 mesi, ciao, questa non è roba per collezionisti. Ma probabilmente ora vedono come vanno questi tre, come vedi i preordini sono già aperti da 10 giorni, quindi... Quanto vogliamo scommettere che non ne vedremo? No, no. Questi faranno la fine dei cosi, dei Panoramation. Beh, i Panoramation però in là sono andati. Un pochino in là sono lo andati. So, io mi hanno interrotto. Secondo me fa la fine di quelli, non mi ricordo neanche il nome, sono Deformed. Avevano fatto Saga, Shaka e un altro di cui non mi ricordo. E Ioria, mi sembra, sì, e Aiolia. Sono Deformed piccolini così, sempre di Bandai. Non ve li ricorderete, secondo me. Però sì, ma aspetta, sì, ho capito. Con la base sotto. Sì. Sì, che lanciavano i colpi segreti, se non sbaglio. Può essere. Non mi ricordo. Questa non me la ricordo, ma erano Deformed. Erano Deformed. Ma guarda, c'è pieno di, come tu ben sai, tramite Kids Logic, è strapieno di... Erano Shaka, Ioli e un altro, forse non era Saga, adesso non mi ricordo. E sì, sono morti lì, ne hanno fatti tre e poi non sono più andati avanti. Ma anche i busti, la serie Legends, c'è pieno di serie. In realtà tutto ciò che non è stato Meat, diciamo le cose come stanno. Okay. Che siano, che fossero statue, che fossero Deformed, Gashapon e via dicendo, tutto ciò che non è stato Meat non è andato oltre la linea di partenza. Mm-hmm. E niente, con questo chiudiamo le news di gennaio 2020, quindi nuovo anno, nuova decade, e come detto all'inizio vi ricordiamo l'appuntamento per giovedì alle 21.30. con la prima live per festeggiare insieme i 2 anni del canale. Poi metteremo anche dei reminder sia tramite YouTube che tramite la nostra pagina Instagram, il nostro profilo Instagram, Sensei for Dummies. Se non avete nient'altro da aggiungere, chiudiamo qua le news e noi vi rimandiamo soltanto un invito a non mancare, appunto, è la nostra prima live. Se va bene ce ne saranno altre, se siamo noi tre e la balla di fieno che rotola, direi che l'esperimento si potrà noi dire. Tre e Ox, sì. E Ox, sì. Sì, parleremo un po' di tutto, prenderemo domande, quindi ci sarà una chat, se avete qualcosa da chiederci ce la potete chiedere lì, ovviamente. Anche insulti. E niente, dai, ci contiamo, se tutto va bene venite numerosi. Ciao, grazie, e anche non dimenticatevi di commentare e condividere il video. A giovedì, buonanotte, ciao ciao.